Ben ritrovati con il TGL News delle ore 16. Questa notte in via Emilia Parmense un motociclista pirata è fuggito dopo aver causato un incidente, salvo poi essere rincorso e fermato dalle guardie di un istituto di vigilanza e dalla polizia stradale. Il centauro rischia una denuncia per omissione di soccorso. 120.000 lettori medi al giorno per il quotidiano Libertà, quasi 200.000 utenti mensili e 2.350.000 page view per il sito liberta.it. Sono i numeri che fanno dei mezzi di editoriale Libertà il punto di riferimento dell'informazione a Piacenza, in provincia e a livello nazionale. Strumenti che, grazie al sostegno della concessionaria di pubblicità Altrimedia, navigano verso il futuro. E proprio Altrimedia si è presentata in questi giorni con un sito completamente rinnovato. Tutti gli aggiornamenti li trovate su www.liberta.it. Ancora una giornata, quella di domani, segnata da temperature sopra la media, accompagnate da elevata umidità, e poi potremo dire finalmente addio alle bolle africane, almeno per quest'anno. La rassicurazione arriva dagli esperti di meteovalnure.it, che spiegano che dal pomeriggio di venerdì una perturbazione nord-atlantica farà il suo ingresso nel quadrante dell'Italia settentrionale, portando instabilità e piogge con un significativo abbassamento di temperatura che scenderà a 24 gradi, con minime notturne anche di 14 gradi centigradi. Sono in arrivo nei prossimi giorni due appuntamenti molto attesi dai piacentini. Lo sbaracco è infatti in programma domenica 3 settembre, mentre la settimana successiva, da venerdì 8 a domenica 11, il pubblico passeggio ospiterà le bancarelle del mercato europeo. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento con il TGL News è alle ore 18.